È stato un inverno poco piovoso, il Covid ha aumentato il consumo d'acqua, possiamo parlare di allarme e carenza idrica? Aca ne ha parlato già a marzo del 2020, ha già notificato in regione lo stato della carenza idrica a marzo e da marzo ha attivato tutta una serie di azioni per aumentare la disponibilità di risorse, scoraggiare lo spreco della risorsa idrica e fare interventi sulle reti per prevenire le perdite o riparare appunto le tubazioni. L'ultimo intervento, ne abbiamo fatti 6.000 di interventi durante il Covid fra riparazioni e regolazioni delle reti. E recentemente avete anche approvato il bilancio 2019, questo influirà in qualche modo sulle tariffe? Noi dobbiamo applicare due delibere dell'ARERA, che sono una del 2017, che doveva andare in vigore già a gennaio 2018, quindi siamo molto in ritardo, ed è la nuova articolazione tariffaria, la TIXI, che si basa su tre principi: riduzione del consumo della risorsa, tutela ambientale e proporzionalità fra costi sostenuti e tariffa. Quindi la TIXI andrà in vigore, se possibile, entro fine anno, però per gli utenti, in particolare per le famiglie numerose, è un vantaggio perché consente di avere a tariffa agevolata un maggior numero di metri cubi. Poi c'è un'altra norma che è quella della ripartizione della morosità, che deriva da una regola del 2015, per cui ARERA ha parametrato su base geografica quella che è l'incidenza fisiologica della morosità. In Abruzzo c'è un'incidenza fisiologica del 7,1% di mancato incasso a 24 mesi, che non può costituire una voce di squilibrio sul conto economico del gestore, il quale gestore deve sostenere gli investimenti. Aca non vende l'acqua che non compra, Aca la porta a casa. E ci sono delle regole. A fine quadriennio 2016-2019 andava applicato un conguaglio, quindi noi stiamo semplicemente applicando delle regole tecniche dettate dal garante e riconosciute ad ACA dal gestore regionale, dal nostro gestore regionale, l'ente sovraordinato che è l'ERSI.